Salve ragazzi, benvenuti in questa prima puntata di Icecraft. Bene, io mi presento, sono Mr. Tyke, eccomi qui con la mia skin. E diciamo, ho deciso di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e renderla pubblica perché sono sempre stato appassionato di Minecraft e non vedevo il perché non dovevo condividerla per l'appunto con voi. E niente, ho deciso di giocare in survival. Biomi normali, tutto normale. Vi condividerò il seed di questo mondo nella descrizione del video e credo anche in tutti gli altri, vedremo se ci saranno ovviamente. E niente, siamo su una piattaforma nuova che è la Watipack, un mod pack diciamo nel quale collaboro anch'io, diciamo sono un membro attivo. E niente, ci sono molte migliorie che vedremo nel trascorrere del gioco. Il video non è assolutamente propagandistico per il modpack, ma è semplicemente per puro divertimento. Dico la verità, prima di iniziare a registrare mi sono fatto un paio di giri in vari mondi che avevo creato. E dopodiché ho visto diciamo che questo era quello più appropriato perché mi piaceva diciamo come era strutturato, anche se non l'ho girato molto. Ho praticamente reinserito il seed e l'ho ricreato, quindi il punto di spawn è effettivamente dove abbiamo iniziato la registrazione. Scusate per la dilungazione e vediamo un po' in giro cosa ci aspetta. Wow, sembrava un canyon, dico la verità, però bella questa cosa. Materiali, ok. Nel frattempo possiamo anche cominciare a fare un'ascia perché ci servirà. Vi farò vedere perché c'è una mod che praticamente ci consentirà di abbattere totalmente l'albero come nella realtà. Adesso vi farò vedere. Allora, innanzitutto facciamoci un banco da lavoro. Ok. E facciamoci dei bastoncini per il manico dell'ascia. Voilà, un'ascia fresca fresca. Allora, ora vi farò vedere come funziona la mod. Rompendo un cubo dell'albero con un'ascia, tac, come nella realtà cade tutto l'albero. Cade. Beh, ovviamente non c'è l'animazione dell'albero che si cappotta, però diciamo è abbastanza reale rispetto all'antigravità che c'è in Minecraft. Wow, allora qua innanzitutto è veramente bello come posto, davvero bello. La generazione è stata veramente diciamo corretta, anche se è solo l'inizio. Ovviamente qualcuno dirà ma grazie al cavolo tu già te lo sei visto, il mondo no. Io ho visto semplicemente che c'era della neve, ho detto visto che voglio fare il let's play sulla neve mi va bene questo qua. E nel frattempo, mentre sbirciavo, ho notato una pianta che adesso vi andrò a far vedere. Allora, adesso tiriamo il posto per buttarci senza farci male. Come ho detto, bene, per un cubo momenti morivo. Allora, eccola qua. Questa è una pianta. È una pianta di marijuana. Raccogliamola perché ci servirà per, diciamo, molti scopi. E non solo quello, diciamo, di sballo, ecco. E niente, dicevo, guardate, qua sembra proprio una colonna, sembra fatta, ma veramente bello questo posto. Davvero bello. Mi sa che il seed dovrò metterlo anche nel sito dove, diciamo, si raccolgono la maggior parte dei seed belli, perché comunque è veramente bello, merita. Bene, un lago ghiacciato, perfetto, e delle mucche. Intanto qua sta foglia meglio che la tolgo. E poi vi spiegherò anche quest'altra mod che è molto utile, che non è il Too Many Items che hanno tutti quanti, diciamo, è un'altra mod. Il launcher comunque ancora in versione, diciamo, si prova, ma qualcuno già ce l'ha, solo che qualche piccolissimo ritocco va fatto. Ammazziamo sta gallina, vieni qua, due scappi. E anche te, te sono anche muovi. Bene, bene. Nabbo puro. Ammazziamo la vacca con la bistecca, col pollo. A fine giornata avrò il
percorso strisciato dai continui click. Il polso. Eh sì, il polso, la mano. Oh, basta, già mi stavo arrabbiando. Perfetto. Niente, allora, io ho visto che qua c'è una bella vista, anche se non so quello che c'è qua intorno, però proporrei di costruire qua. È la prima volta che mi capita di costruire subito dopo pochi metri dallo spawn. Sì, vabbè, quello. E niente, qua c'è della sabbia. Possiamo costruire benissimo. Vabbè, dove possiamo costruire? Ah sì, qua. Ok, abbattiamo gli alberi. Ah, vi faccio vedere. Se io vi consiglio di abbattere il primo blocco dell'albero, perché se si rompe un blocco superiore, succede, accade questo. Praticamente l'albero si rompe, però ovviamente il pezzo sotto, visto che non è stato rotto, non cade giù. Ecco, voilà. Deforestiamo qua perché serve il posto. Perfetto. Scusate se ci sono dei piccoli cenni di lag. Anche diciamo questo video è stato fatto anche un po' per esperimento, visto che non sapevo, non, cioè non sapevo, non so come verrà, perché comunque non so come regge il mio computer alla registrazione. Credo che vada bene, però. Ok, credo che abbiamo fatto abbastanza legna e convertiamolo in assi di legno. Io ho Minecraft in italiano, lo so, a me piace tantissimo quello in inglese, però io penso che se siamo italiani è giusto avere anche la lingua italiana. Ecco, ho fatto una cazzata. Vabbè, fa niente. Allora, facciamo. Devo tenere un po' due blocchi di legno grezzo, diciamo, per il carbone, però mi è venuto in mente adesso che laggiù c'era del carbone, se non sbaglio. Facciamoci un rifugio al volo, giusto per le prime notti. Sì, perfetto. Sì, sono italiano io, certo. Giusto per le prime notti, così almeno siamo almeno sicuri. Ho provato un po' di tempo fa a fare anche qualche let's play, solo che ero su un'altra piattaforma, diciamo, mi sono trovato abbastanza male per la registrazione, perché registrava male, ma era un problema di software, non di computer comunque. Adesso ho provato qua a fare delle piccole registrazioni, sembra che vada bene. Ora vedremo con questa. Scusate la noia, però sono i primi giorni sono quelli più noiosi, si sa. Voilà. Allora, ecco una cosa che mi servirebbero delle pecorelle, però non ce le ho. Fa niente, dai. Per il momento mi arrangio. Posizioniamo il tavolo da lavoro, banco da lavoro. Faccio anche una cassa, così almeno evitiamo di perderci qualcosa in giro. Voilà. Una porta. Nel frattempo colgo l'occasione per dirvi che questa mod, dicevo, non è too many items, ma praticamente è simile, solo che cliccando sugli oggetti non avremo il drop, ma avremo, diciamo, tutti i crafting che comunque servono a molto, servono. Perché molte volte dai più esperti a comunque i principianti diciamo, qualche volta ci dimentichiamo i crafting, quindi è molto utile. Poi tra l'altro ci dice tutti i tipi di crafting che possiamo fare, ad esempio anche il gancio di filo detonante, che è molto utile per fare, comunque molto utile sui server o per trappole comunque. Cioè serve molto, serve. Poi se diamo invece il comando, se ci clicchiamo ci dà i crafting, o cliccando o premendo il tasto R sulla tastiera, scusate, mi stavo impallando. Premendo il tasto U
di utility, ci dirà invece a cosa servono. Non so se su tutti quanti sono disponibili, su tutti quanti gli items o oggetti, però diciamo ci dà parecchie informazioni, ci dà. Perfetto, io piazzo la porta e andiamo a fa... Oh, ah, ce l'ho. Facciamo un piccone di legno e poi faremo un bel piccone di pietra, non vedo l'ora. E non so se ce la faremo per questa sera andare a fare il carbone. Quindi magari lo faremo, diciamo, magari farò trascorrere la notte e poi dopo. Vediamo. Ah, mi sa che escono già dei mob comunque. Se trovo delle pecore, perfetto. Che altro almeno per fare delle torce. Non ho fatto neanche una spada perché sono veramente un cretino. Sì, sono un cretino, eccolo lì. Un mob deficiente. Niente, e facciamo una cosa, io faccio trascorrere la notte e ci rivediamo subito dopo, tanto io resto lì in casetta, ecco lì anche un bel creeper. Perfetto, questo ci voleva. Adesso entriamo in casa. Addosso, scusate il francesismo, e chiudo qui, e così almeno evitiamo che entrino i mob. Niente, io mi nascondo qua, scusate la nabbata, però per sicurezza mi nascondo qua, e subito dopo, diciamo, appena tornerà giorno, continueremo, diciamo, a giocare. Bene, rieccoci, è tornato il sole, diciamo, è alba. E possiamo riuscire per fare cubi. Ecco, sentiamo come sottofondo di risveglio i creeper che sì, i creeper che stavo vedendo il buco, gli scheletri che bruciano. Ora sto pensando come a tappare questo buco fatto da quegli stronzi dei creeper, perché non mi piace proprio. Vabbè, questo sarà un altro problema. E niente, nel frattempo, dicevo, andiamo a fare il carbone. Perché, oh cavolo, stavo giocando con una manopola. Ok. Ah, carbone l'avevo visto, mi sto confondendo. Allora, già c'è del carbone e sembra che ci sia anche un po' di miniera. No, ho visto male. Qua c'è anche del carbone. Sì, si può prendere questo. Minerali vari. Ah no, qua c'è solo. Come minerale c'è solo uno zombie, va bene, però per il momento non mi va. Per il momento io qua non vedo lag, non vedo lag, diciamo, a livello di gioco, poi vedremo sul video come si vedrà. Io spero bene, così almeno ci possiamo divertire insieme, perché sembra molto carina come avventura. Una noia mortale all'inizio. Scaviamo il carbone, oddio, questa è una malattia, eh. Comincia a cantare così, è una malattia, non va bene. Questa è frenesia di Minecraft, eh. Ok, carbone ripulito, stronzo là sotto, perfetto. Beh, la vita va bene, eh. Io sapevo troppo. Adesso ci scendiamo contro di lui. Abbiamo 8. Vieni qua, faccia di merda, vieni qua. Ah, come avete notato ci sono dei suoni in più. Sempre fa parte del modpack questo. Certo che qua è proprio buio, eh. Dai, dai! Ma vuoi morire? Ho pure rotto il piccone per colpa tua, bastardo.
E sono rimasta 8 di pietra e non posso fare il cazzo della fornace, non posso fare la fornace. Stronzo di merda. Vabbè. Andiamo a fare un altro piccone. Vabbè no, posso fare un piccone di pietra e via. Certo, certosino, Flanders. Abbiamo. Ok, quando troviamo del ferro possiamo riempire questo buco. Bene, ho fatto ancora di più un casino. Cosa c'era sotto? Devo dire che grazie a quello stronzo di Creeper abbiamo trovato. No. Posso. No, 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 non c'ho materiale, c'è un materiale dietro. Sì. Vai. Ah, vaffanbrodo, pensavo di aver trovato un bel minerone, invece non ho trovato niente. Cioè, avevo visto. Eccolo lì, copper. Bene, quello lì, quel materiale lì, che sembra fa. Mi sono spaventato anch'io. Non è una sirena. Una sirena di. Diciamo di. Oh, spegniti! Non è una sirena di guerra, questa qua è la sirena che avverte che siamo arrivati al tempo massimo di video. Non tempo massimo di caricamento, ma tempo massimo, diciamo, che ho deciso di impostare io. Semplicemente non perché ho limitazioni su YouTube, come qualcuno può pensare, ma solo perché chi ha connessione lente o comunque chi non ha molto tempo possa vedere i miei video in tempi, diciamo, abbastanza brevi, diciamo, e comunque accettabili. E chiudiamo la parentesi, anche se non è stata mai aperta. Praticamente questo che sembra ferro ma è arrugginito. No, vabbè. E color rame è proprio copper o rame in italiano. E che ci servirà, diciamo, per fare cavi o comunque componenti. Ecco, perfetto, abbiamo fatto una scala al volo. Cavi o comunque componenti per delle apparecchiature che ci sono in una mod che abbiamo inserito, che proprio consente di avere energia elettrica, di farla attraverso pannelli solari, acqua, pannelli fotovoltaici, e non cambiano drasticamente l'andamento di gioco come molte altre mod che ne cambiano nettamente il gioco. E semplicemente questo qua l'agevolano, ma non agevolano nel senso, diciamo, che cambiano il gioco. Agevolano nel senso che magari anziché fare una fornace a carbone, fare una fornace a corrente, però comunque alla fine sono sempre lì i materiali che consumo. Niente, anche qui, altra parentesi che non è aperta, la chiudiamo. E chiudo anche la porta e, visto che è suonata la sirena, chiudiamo il video. Vi ringrazio per la visualizzazione, spero che vi sia stato simpatico, e se non vi sono stato simpatico, vabbè, vi sparerò, non so proprio cosa fare. Niente, grazie ancora, spero che ci vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!